Radio Radicale, siamo con l'onorevole Crippa, che come ricorderete è stato sottosegretario allo sviluppo economico, si è occupato di temi ambientali, che oggi è intervenuto qui a Montecitorio sulla vicenda dell'Ilva. Allora, lei come ha trovato le parole del ministro Patuanelli, che ha detto lo Stato deve subentrare, insomma. Allora, si poteva evitare di arrivare a questa situazione, ci si sarebbe arrivati lo stesso nonostante il decreto imprese. No, il decreto imprese non c'entra nulla e il ministro Patuanelli è stato molto chiaro in questo. La scusante rispetto alla modifica cancellata nel decreto impresa riguarda l'immunità penale che oggi non è contemplata all'interno delle modifiche diciamo contrattuali, perché nel contratto stipulato con l'azienda non si faceva alcun riferimento ad eventuali modifiche di quella natura, ma soltanto modifiche legislative che avessero ripercussioni sul piano ambientale, quindi non di responsabilità primaria dell'azienda. Ricordo che in tutta Europa non c'è un tale strumento per nessuna impresa e oggi poi si è palesato già ieri sera anche in conferenza stampa con il presidente Conte rispetto alla posizione reale di Mittal, cioè quella di lasciare il paese, di aver fermato un concorrenti e di non aver occupato una casella produttiva temporalmente in modo tale che non la occupasse qualcun altro. Oggi dire dopo un anno che ci sono 5.000 esuberi vuol dire aver fallito totalmente il proprio progetto industriale che si aveva presentato a questo paese, ma su cui ovviamente adesso ci saranno delle responsabilità da chiarire rispetto all'azienda stessa, perché non è pensabile per noi che qualcuno si permetta di giocare con lo Stato italiano. La crisi ci sarebbe stata lo stesso, indipendentemente da tutte queste vicende, nel senso che il settore è in crisi. Il settore è in crisi, loro sono venuti il 16 di ottobre in Commissione Attività Produttive a raccontare quali fossero le problematiche del settore, che da un lato sembrano problematiche abbastanza prevedibili, perché da un lato la questione del prezzo delle norme, delle quote ETS sulle emissioni dell'anidride carbonica, il fatto della differenziazione, i dazi statunitensi piuttosto che l'acciaio, l'aumento di esportazione dalla Turchia nel nostro paese sono strumenti ampiamente prevedibili e credo siano nelle corde di un'azienda che fa quello come core business. L'altro sistema è quello che in realtà bisogna chiedersi se veramente c'era la volontà di arrivare ad attuare quel piano industriale e non fosse un percorso temporale per tenere occupata una casella produttiva e non far subentrare nessun concorrente sul mercato europeo. Non ci vuole adesso, lei esclude un decreto per ripristinare almeno l'immunità penale, oppure questo è un tema che va fuori? Il nostro gruppo sul tema dell'immunità penale è stato ampiamente chiaro al Senato con la soppressione. Noi riteniamo che questo strumento non c'entri nulla e ci sia una problematica che comunque investe e porta a investire 5.000 esuberi, quindi probabilmente dobbiamo ragionare veramente su progetti di riconversione industriale che possano portare anche a produrre acciaio in maniera diversa e sostenibile come fanno altri paesi europei. Cito l'Austria con un intervento parziale di un'azienda di Stato all'interno di un'azienda siderurgica che sostiene l'innovazione e la riconversione anche mediante l'utilizzo ad esempio di idrogeno da produzione green come strumento per favorire la produzione dell'acciaio. Sono strumenti importanti e innovativi che però bisogna tracciare. La prospettiva è quella di un intervento totale dello Stato, oppure si cerca un altro acquirente, o comunque lo Stato potrebbe fare una partecipazione come nel caso dell'Austria? Queste situazioni che dobbiamo veramente chiarire anche per vedere fino a quando l'azienda vuole sottrarsi a tutte le responsabilità e ovviamente ci sono delle penali da pagare nel caso in cui queste condizioni non vadano in un senso. Poi si aprirà un discorso complessivo e si vedrà anche come poter fare e attuare questi percorsi di riconversione necessari e soprattutto che le popolazioni, i cittadini di Taranto aspettano con estrema urgenza, perché spostare là nel tempo di proroga in proroga il piano ambientale vuol dire non riuscire a dare attuazione a quella che è una necessità impellente del territorio. L'ultima domanda, l'intervento della Lega è stato molto duro, oggi molti quotidiani vi accusano di essere, diciamo, degli incapaci, di non volere il bene del paese, soprattutto quelli di destra. Allora, come risponderebbe lei a queste accuse? Beh, l'attacco della Lega non l'ho visto molto duro, ma molto sconclusionato, perché la Lega oggi è riuscita a parlare di tutto all'interno di una finestra temporale sull'Ilva di Taranto, sulla produzione dell'Ilva sul suolo nazionale italiano.
Io ribadisco in maniera netta e chiara che tra l'altro nel DL Crescita la Lega votò favorevolmente alla soppressione dell'immunità, così come era già preventivata, e lo votò passò addirittura una norma in Consiglio dei Ministri. Quindi non mi stupisco della loro propaganda, perché ormai è quotidiana, ma è evidente che bisogna fare i conti con la realtà dei fatti, cioè non puoi da una parte fare una cosa e dopo due giorni pensare di ritrattare tutto solo perché sei all'opposizione. Daniela, la ringrazio l'onorevole Crippa del Movimento 5 Stelle.